Buongiorno ragazzi delle terze, oggi continuiamo con una lezione di storia della musica riprendendo il discorso delle avanguardie musicali del Novecento. Nello specifico parleremo di Gustav Mahler e Richard Strauss, quindi della tradizione e il rinnovamento. La musica tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento è alla ricerca di nuove forme espressive e di nuove sonorità ovvero di un linguaggio musicale che dia espressione alla condizione dell'uomo contemporaneo. È in questo panorama che emergono le figure di alcuni compositori che, al tempo stesso, rivestono anche il ruolo di direttori d'orchestra, come Gustav Mahler appunto e Richard Strauss. Fin da bambino il boemo Gustav Mahler, 1860-1911, dimostra grandi doti musicali e raggiunge ben presto una vasta celebrità come direttore d'orchestra, soprattutto di opere liriche. Mahler stenta invece ad affermarsi come compositore. Scrive soprattutto leader e musica sinfonica. Le sue sinfonie sono nove, come quelle di Beethoven. Della decima rimane solo un abbozzo. La sua musica non viene però compresa dai contemporanei perché si allontana dalla tradizione ed è un'anticipazione del futuro. Mahler amplia l'orchestra fino a comprendere quasi 200 elementi. Non per ottenere sonorità possenti, ma per costruire nuovi impasti timbrici, fatti per lo più da piccoli gruppi che suonano alternandosi. Dilata inoltre enormemente la durata della sinfonia. Tutto questo perché una sinfonia deve essere un mondo e contenere tutto. Inoltre, in alcuni casi, Mahler utilizza la voce, solista, cori di voci adulte o di voci bianche, quando gli strumenti non sono sufficienti a tradurre in musica il suo ideale musicale. Richard Strauss ha invece grande fortuna in vita, sia come direttore sia come compositore. Suo padre è primo corno all'opera ed è un musicista ammirato dallo stesso Wagner. Strauss cresce quindi in un ambiente musicale eccellente e conosce in maniera approfondita la tradizione musicale tedesca e straniera. La sua prima composizione, La Polca del Sarto per pianoforte, risale al 1870, quando ha solo sei anni. Dai tempi di Mozart nessun compositore si dedica a quasi tutti i generi musicali come lui, opera lirica, musica sinfonica da camera, musica corale lead. All'inizio si rivolge per lo più al poema sinfonico e nascono capolavori come Don Giovanni, Don Chisciotte. Vita d'Eroe, Marte e Trasfigurazione, e così parlò Zarathustra. In seguito scopre il teatro musicale e, grazie anche alla collaborazione e alla perfetta sintonia con grandi poeti del suo tempo, porta a nuovo splendore l'opera lirica con Salomè, Elettra, La Donna Senz'ombra, Il Borghese Gentiluomo e Il Cavaliere della Rosa. Se Mahler fu per la sua capacità di innovazione un musicista incompreso dal suo tempo, al contrario Strauss ottenne uno straordinario successo e per questo è stato definito come il cantore del nazionalismo tedesco. Muore nel 1949 dopo essere riuscito a riabilitare la propria reputazione dal sospetto di aver appoggiato il regime nazista. Parliamo adesso della sinfonia numero 1, detta Il titano, di Gustav Mahler. Mahler è probabilmente il musicista che ha realizzato e ha utilizzato per le sue sinfonie le orchestre con il maggior numero di strumenti. La sua ottava sinfonia è detta Sinfonia dei Mille, per il gran numero di esecutori richiesti dalla partitura. La sinfonia numero 1, composta tra il 1884 e il 1888, viene intitolata dall'autore Il Titano, in riferimento al mito greco del titano Prometeo. Secondo la leggenda, disobbedendo agli ordini di Zeus, Prometeo aveva donato agli uomini il fuoco per rendere meno dura la loro vita e per questo era stato punito ferocemente. Legato ad un'alta roccia del Caucaso, veniva ogni giorno attaccato da un'aquila che gli divorava il fegato che di notte gli ricresceva. In questa sinfonia Mahler rappresenta la ribellione e la sconfitta degli uomini di fronte a un'autorità tirannica e prepotente. Quando il compositore la dirige per la prima volta suscita grande scandalo. In particolare viene criticato il terzo movimento, la marcia funebre, che ascoltiamo, poiché utilizza in un contesto serio degli elementi popolari, tradizionalmente considerati allegri e gioiosi. Il brano si basa sulla struttura A-B-A. Buon ascolto. E con questa lezione di storia della musica sulle avanguardie musicali del Novecento vi saluto e... Vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao ragazzi!